Il fatto di perdere i mondiali sarebbe una catastrofe mondiale, non è possibile. No, assolutamente. Bjørndalen ha dichiarato che, visto che sembra davvero l'oracolo del circuito di Coppa del Mondo, no? Per fare una citazione di Matrix, sembra vedere un futuro molto presto favorevole agli austriaci, dicendo: questi stanno crescendo, sono sempre più forti, attenzione, nelle prime due settimane le cose sono andate di lusso per noi, non so se vuole mettere le mani avanti, però ci ha preso con Bo dicendo che avrebbe vinto la prima gara di Coppa del Mondo molto presto. Vediamo se avrà anche azzeccato la prima vittoria austriaca della stagione. Può darsi, lo scorso anno qui vinse Schumann con un buon 19 su 20 al poligono, tracciato che Schumann ha sempre amato, quello di Pokljuka, peraltro lontanissimo da casa sua. Eder ha dimostrato di essere sul pezzo, Doc Filzen, l'Undertinger ha avuto problemi fisici a inizio stagione, potrebbe essere in crescita, sicuramente a livello di compattezza e numericamente la squadra austriaca è la principale alternativa in questo momento alla Norvegia. Sul discorso dei singoli non lo so, perché il Martin Fourcade, visto sul finire della passata stagione, potrebbe avere qualcosa in più rispetto agli austriaci. Comunque già questa è una tappa dove è probabile che gli austriaci se la possano giocare, però ripeto, la vittoria la possono buttare via i tre che abbiamo citato in precedenza: Bjørndalen e Svensson. Senza dubbio, davvero, le indicazioni sono state piuttosto eloquenti. Intanto vi dico soltanto che non è partito Paavo Purunen, campione tra l'altro del mondo di questa specialità in passato. Insomma, non è completamente soddisfatto del suo avvio di stagione, ma i problemi fisici lo hanno colpito e soprattutto il virus per l'acqua contaminata di Östersund lo ha debilitato e parecchio. Vediamo se già qui sarà in grado di dare una svolta alla sua stagione. Prima di lui è partito un altro che potrebbe fare bene, ed è Derit Zemlya con il 15, tra poco partirà Ivan Cerezov con il 18, poi Bjørndalen con il 20, Birbacher, il tedesco più continuo, anche se sta crescendo Greiss, come detto, nelle ultime gare. Greiss comunque è il migliore in classifica generale di Coppa del Mondo tra i tedeschi ed è quinto a ridosso dei mostri di questo inizio di stagione, i norvegesi. Poi abbiamo anche Clement Bauer con il 22 che ha fatto bene a Östersund, Tarjevo e Alexander Urs, insomma tante situazioni interessanti in questo primo gruppo di partenza. Sì, invece tra quelli che partiranno con un pettorale alto, sinceramente fatico a vedere atleti potenzialmente da prime posizioni, se non con un 20 su 20 altiero. C'è col 98 Andrei Makovyev che riduce da buone prestazioni in ebook up, però c'è anche da dire che le gare su quattro poligoni non sono mai state la specialità della casa. Intanto è partito molto forte Lucas Hofer, che 2,8 km ha 12 secondi di margine sul francese Aber e 20 su Paavo Lurajt. Ecco, Lurajt sugli sci non è neanche lontano parente dell'atleta visto nella passata stagione. Partito forte sì, perché adesso passa anche Bjørn Ferry che rimedia 10 secondi, come vedete anche voi stessi in grafica adesso. E anche Greiss è dietro. Sì, anche Greiss sarà dietro, adesso vediamo di quanto. Giustamente è sottolineato che Greiss è l'atleta più in forma in casa Germania. Ci sono dei cambi nella squadra tedesca, Schemp che non sta benissimo, è stato lasciato a riposo, subentra Daniel Böhm che è già salito sul podio in Coppa del Mondo. Però sinceramente non so che cosa aspettarmi dalla squadra tedesca. Devo dire che ritenevo che i giovani potessero crescere un po' più in fretta, invece c'è stata una brusca frenata da parte di tutti e sinceramente fatico a darmi anche una spiegazione. Certo che 17 secondi di Greiss di ritardo su Hofer sono veramente tanti. Beh, intanto significa che i materiali degli italiani, in questo caso di Hofer, sono di primissimo livello ed è importante. È chiaro che se il passo di Lucas è questo, si può permettere anche qualche errore in più al poligono. Cominciamo la girandola di colpi al poligono con Lurajt. Lurajt ha una statistica interessante perché in stagione ha già portato a casa 3 shootout, quindi gare senza aver commesso errori. E qui ci prova, Sì. Ha sbagliato tanto nell'individuale di Östersund, tanto. 3 errori che per lui in effetti sono parecchi. E poi ha iniziato a sparare al meglio. Questo è sicuramente un grandissimo tiratore, capace nei momenti di massima forma di essere competitivo su tutte e due le componenti di gara. Adesso la competitività sugli sci non c'è assolutamente. Insomma, l'ha dimostrato in quella partenza in linea di Vancouver delle Olimpiadi. Torniamo indietro sul discorso materiali azzurri però, perché De Lorenzi paga 20 secondi rispetto a Hofer. Allora evidentemente o è una questione di struttura dello sci
o Hofer è partito come un treno. Hofer ha preso un minuto a green. Infatti. È pazzesco. Però poi se lo mangia qua al minuto. Sì. Dai Lucas. No. Però vedi che sono serie molto rapide, tre errori francamente in questo tipo di gara e su questo tracciato sono un'enormità. Secondo me non è che abbia pagato il passo sostenuto sugli sci, inizialmente c'era un problema di azzeramento, infatti il primo l'ha mancato, per quanto si è capito di parecchio. Gli errori sul quarto e quinto, giusto, sono poi sì. Abbastanza abituali. Insomma, si inizia con un forte handicap che sarà difficile da recuperare. No, ma poi l'hai detto tu prima, insomma questa è una gara che lui fatica a digerire. Adesso noi possiamo essere, posso essere un po' deluso perché insomma questo tempo sugli sci ci aveva fatto anche sorridere e stupire, però in effetti è tutto abbastanza nella norma, insomma sappiamo che può essere così in questo format per lui. Sì, non c'è dubbio, questa è una gara che probabilmente faticherà sempre a capire, però aspettiamo magari sabato dove troverà terreno un po' più fertile. Comunque, qualora tirasse fuori il 15 su 15 delle altre sessioni di tiro, con tre errori si arriva nei 15 con quel passo sugli sci. Poi sappiamo che a terra insomma ha ancora i maggiori problemi a maggior ragione al poligono. Perché è un tiro diverso, intanto ha sbagliato anche Björn Ferry e se non sbaglio due volte, e anche per Ferry gli ultimi due sono stati fatali. C'è Pfeiffer che è quello più vicino ai 2,8 km sugli sci rispetto a Hofer, paga 6 secondi, Grass ne pagava 17, però quello che conta è il poligono. Suman invece ne paga solo 8, Ustugov 21, per Ustugov è normale partire con il freno tirato, poi un atleta che va in progressione nei giri a seguire. Partito forte Weger per la Svizzera che è sui tempi di Pfeiffer. Vediamo il campione olimpico di Cesana, Torino 2006. Tra l'altro c'è stato un periodo della carriera in cui Grice era ingiocabile in questo format di gara. Invece nelle ultime stagioni è un po' faticato, c'è stata una vittoria ad Ostersund in tempi abbastanza recenti e poi tante debacle. Oggi sembra essere partito al meglio. Intanto va in testa. Quanti sono senza errori? 3 con Grice quando sono transitati in 6, 7, 7, 7. E comunque anche Green è partito bene senza errori, non ha un distacco così pesante, oggi davvero sembra essere molto importante ancora di più il poligono. Sì, bisognerà vedere il passo sugli sci dei norvegesi, il primo a transitare se non erro dovrebbe essere Bjordali nei 2,8 km, quindi già lì capiremo tanto di questa gara. Intanto Suman, rispetto al distacco che aveva da Hofer ai 2,8 km, ha guadagnato 2 secondi, o 1,5 secondi. Tanto per ritornare a quei mondiali del 2001 di Pokljuk, citavo prima il vincitore di questo format di gara che non parte, Paavo Puurunen, poi Sashurin ha fatto la fine che ha fatto, insomma, e però c'è un sopravvissuto che torna in gara, Ilmar Sbrizis. Sì, ma me la ricordo bene quella gara, fu una gara decisa dal poligono, Puurunen e Sashurin mancarono un bersaglio, chiusero 19 su 20, Sbrizis con il 20 su 20 portò a casa il bronzo, i big sbagliarono parecchio, come poi spesso è avvenuto in occasione delle 20 km, soprattutto in quel periodo storico, perché non è stato l'unico risultato a sorpresa quello dei mondiali di Pokljuk. Tanto De Lorenzi, con colpa nostra, non abbiamo dato il suo riferimento, non ha commesso errori in seconda posizione. Invece ha sbagliato Scipuli, che continua a essere molto falloso al poligono, pur avendo un passo notevole sugli sci. Da qui davvero potrebbe cominciare la stagione per Christian, lo speriamo davvero. Ma sono già arrivati buoni risultati a Ostersund, io non tenderei a non buttare via quello fatto nella prima settimana. No, ma per riprendere il discorso della fine della passata stagione, insomma. Mi sembra un po' difficile perché il livello di competitività è aumentato e salire sul podio diventa molto più complicato. Oggi con il 20 su 20 ci si può provare, con errori la cosa è abbastanza complessa. Arrivare vicino, insomma, questo volevo dire. Tanto però Pfeiffer, un altro tedesco in testa senza errori dopo il primo poligono. Invece Suma qui è sempre stato parecchio a suo agio, mi pare che la partenza sia ancora sul tema. Odore di miglior tempo, se non sarà miglior tempo in linea con Art Pfeiffer, però soprattutto Suman ha già un vantaggio notevole nei confronti di Grice, che può essere un pretendente al podio oggi. Adesso la regia sicuramente andrà su Weger, che ha un buon tempo sugli sci, e poi aspetterà Derizemia probabilmente. Sì, Derizemia aveva 12 secondi da Lucas Hofer dopo 2,8 km, anche Cerzo è passato con un tempo più o meno del genere.
Il russo più veloce nel primo giro si conferma Shipulin, che però sta sbagliando al tiro. Qui invece siamo su Ustyugov, che lo scorso anno vinse a Pokljuka, ma non in questo format. Ci ha vinto. Sì, il tempo già adesso è decisamente più alto rispetto a quelli fatti segnare da Suman e Pfeiffer. Se li prende tutti se la può giocare con De Lorenzi e Greis. È stato bravo, si è preso anche qualche rischio a un certo punto. Il distacco c'è. Noi non aspettiamo Weger perché credo andremo in pubblicità dopo aver registrato il tempo dell'ex pettorale giallo. Pausa, che è alto perché ha commesso un errore mentre Bauer e Bo passano ai 2,8 km con meno di 10 secondi di ritardo da Lucas Hofer. Weger si è preso il suo tempo, li ha presi tutti, è sul passo di Ustyugov dopo il primo poligono. E invece dei 17 secondi di distacco di Bjørndalen ne vogliamo parlare dopo 2,8 km, soprattutto 10 secondi di distacco rispetto a Tarei Bo. Però anche Greis aveva quel distacco e poi è lì terzo, insomma. Forse... Sì, però se l'è portato fino al poligono quel distacco, perché Suman ha 16 secondi di margine su Greis dopo la prima sessione di tir. È vero. L'Undertinger con un poligono simile Hofer, leggermente meglio, ma compromette da subito la possibilità di salire sul podio. A proposito di Bjørndalen, comunque lo aspettiamo al poligono dove dovrebbe arrivare anche Cheretov, eccolo qua. Cheretov aveva un tempo in linea con quello di Anton Shipulin. Shipulin ha sbagliato. C'è da dire che Cheretov, che tra i russi di Coppa del Mondo è quello che ha vinto di più, stranamente non si è mai imposto in una 20 km, che sulla carta dovrebbe essere la gara più adatta alle sue caratteristiche. Cheretov sembra salire di condizione. Però anche per lui sarà una partenza un po' ad handicap. Con quell'errore lì, senza dubbio. Tempo era discreto, sarebbe stato migliore di quello di Greis, che al momento è terzo. Vide che aveva un buon tempo sugli sci, insomma, un distacco di una dozzina di secondi aperto male a questo primo poligono. Ma arriva Bjørndalen, eccolo qua. Il secondo della... terzo della classifica generale di Coppa del Mondo. Diciamo che in prossimità del poligono ha allungato un po' il passo e ha recuperato qualcosa sugli altri. Vediamo se con il 5 su 5 può andare ad eguagliare il tempo di Christoph Suman. Ma è stato veloce anche. Sì, direi una buona serie. Beh, rispetto a Suman aveva un distacco di una decina di secondi ai 2,8 km. Direi che gli ha rosicchiato quasi tutto e c'è una sostanziale parità. Sta arrivando Clement Bauer, ovviamente si fa sentire il tifo degli sloveni che sono in tribuna. Qui c'è un altro sloveno, ormai a tutti gli effetti, Jakob Fak, che sta per partire. Sì, non è da escludere che Bauer possa far segnare anche il miglior tempo dopo il primo poligono. Tanto ha sbagliato Birbacher. Però poi sarà difficile colpire bersagli in piedi come di consueto. Da tacche, d'altronde lui conosce molto bene questo poligono, si è deciso di farlo perché sono cambiate le condizioni, però non so se ha fatto bene. Ma ti dirò che anche con il 5 su 5 avrebbe faticato ad andare davanti. Poi una serie velocissima, più rapido nell'esecuzione rispetto a Bjørndalen, però 2 minuti in più da pagare rispetto al norvegese, che non sono pochi. C'è anche Urait al primo poligono in piedi, quindi al secondo poligono, ma c'è soprattutto Tarei Bo. È il tempo in linea con quello di Bjørndalen, vediamo se continua sulla stessa falsariga di Okfinsen. C'è il pettorale giallo-rosso di Svensson che fa capolino al cancelletto di partenza. Dario, ricordiamo che Tarei Bo è uno di quegli atleti che va avanti in progressione, in genere sbaglia nelle sessioni di tiro a terra e conferma questa difficoltà. Comunque ci sono situazioni difficili al poligono, mi sembra, in questo momento. Doppio errore, ma direi che questo primo poligono elimina dalla rincorsa al podio tanti atleti. Tarei Bo, ci metterei Bauer perché poi in piedi sbaglierà tanto, Lucas Hofer, l'Undertinger, insomma sono tutti nomi pesanti. Urait ha sbagliato poligono in piedi, quindi il primo errore di giornata. Arriva al mancino Us, c'è anche Hofer in piedi che purtroppo ha sbagliato il secondo bersaglio. Sono altri due errori, quindi 5 su 10 per Lucas. Quindi per Hofer questa gara diventerà un allenamento negli ultimi tre giri.
sbaglia anche Alexander Rusi, in questo momento è molto difficile sparare perché stanno sbagliando tutti, ha sbagliato anche Brendan Green. Sfortunato Tarebo che è arrivato al poligono nel momento peggiore in assoluto. Vi dicevo all'inizio che qua il vento arriva da dietro rispetto a quello che accade in diversi invece altri poligoni più laterale, quindi bisogna dare tacche nel modo giusto, si rischia di sbagliare andando bassi, diciamo. Ciutub è passato con un discreto tempo, 11 secondi di ritardo da Hofer ai 2,8 km. Sì, è più veloce dei russi in questo momento. Intanto Suman continua a viaggiare con lo stesso passo di Pfeiffer. Dopo il poligono era davanti Suman di 9 decimi, adesso è davanti Pfeiffer di 4 decimi, più o meno siamo lì. Bisognerà aspettare poi il passaggio di Biordani, che era staccato di 4 secondi. C'è da dire che invece Greiss continua a perdere rispetto al compagno di squadra Christoph Suman, perché paga 24 secondi e 6,8 km. Schlesinger, che si era già fatto vedere nelle zone alte della classifica Östersund nella 20 km con il settimo posto. È un tempo interessante, intanto ha sbagliato Ferri e fanno 3 errori complessivi. Haber è stato pulito in piedi, sono 9 su 10. E si è portato in testa. Ha sbagliato anche Urait in piedi e questa è abbastanza una notizia. Comunque è cambiata sicuramente la situazione rispetto all'azzeramento, perché adesso in tanti stanno sbagliando a terra nel primo poligono. E allora ricordiamo la statistica relativa a Pokljuk alle 20 km. 9 gare disputate e vittorie sempre per atleti che hanno commesso un errore o 0 errori. Oggi potrebbe essere diverso se si continua a sbagliare così tanto. E potrebbe quindi continuare a vincere la Norvegia. Beh, è chiaro che se tutti sbagliano tanto i norvegesi hanno margine sugli altri, è vero. Però Greiss mi sembra decisamente competitivo, è le ultime parole famose. Aia, addirittura 2. E 2 sono tanti, non si può permettere proprio con questo passo soprattutto. C'è anche De Lorenzi, a questo punto De Lorenzi deve andare con estrema cautela nell'affrontare questo poligono, perché tutti hanno sbagliato. Apre male anche Nilsson a terra. Ma quella non è neanche troppo una novità. Christian ha preso il primo da destra. Niente da fare, è difficile proprio sparare in questo momento, anche De Lorenzi è mancato il secondo, poi bravo su terzo e quarto, però la gara inizia a diventare selettiva. Molto, molto selettiva. Malgrado tutto De Lorenzi con questo 9 su 10 sui primi due poligoni dovrebbe essere in testa o giù di lì. Hai visto che sbagliano tutti, è vero. No, è secondo, staccato di 8 secondi da Haber, però insomma siamo lì. Sicura che ha dato la sensazione di essere in crescendo dopo anche lui aver pagato il malanno di Östersund. Il tempo sugli sci non è eccezionale, però quantomeno non sbaglia. Sì, che è già qualcosa. Intanto continua a sbagliare Scipuli nelle sessioni di tiro in piedi, che in genere erano il punto di forza. Un altro errore, 2 su 3 per ora nel suo poligono, ma molto lento sul quarto e quinto bersaglio che riesce poi a coprire. Ha sbagliato anche Anev, che finora era uno dei migliori tiratori del circuito. Adesso sbaglia Pfeiffer, insomma, una carneficina questo poligono in piedi. Non abbiamo punti di riferimento in questo momento, perché praticamente il 10 su 10 è più che una rarità. Sì, davvero. Finora più di 10 atleti con Pfeiffer, siamo a 11, nessuno con il 10 su 10. Guarda quest'altro sciagurato di Ciudov, ne è mancati 2. Sì, 2. Si assume anche ci prova per il 10 su 10. Sì, per ora è 7 su 7. Ho preso anche gli altri 2. E allora l'oracolo forse aveva ragione. Così potrebbe essere, comunque la maggior parte delle vittorie di Suma sono arrivate a Pokljuka, evidentemente non è un caso. Eccolo qua il nuovo leader e con margine deciso nei confronti degli altri. Sì, anche se ti devo dire che nel secondo giro non è andato così forte, soprattutto paragonando il suo tempo a quello di Haber. Tra poco vedremo Timberg al poligono. Björdalen a metà del secondo giro paga 6 secondi da Pfeiffer e 5 decimi da Suman. Potrebbe rientrare in prossimità del poligono. Sai che questa potrebbe essere la gara di Jakob Fack?
Ci sta, eh. Tanto anche Ustugov disastro. Qui siamo in zona partenza con Jeremy Tila, ma segnaliamo il terzo tempo ai 2,8 km di Martin Fourcade. Sì, e segnaliamo i tre errori di Ustugov in piedi, quindi anche il russo fuori gara. Boh. Tanti pretendenti al podio stanno alzando bandiera bianca uno dopo l'altro, che Derek Zemio è un altro di quelli che dobbiamo eliminare. Già il secondo errore per l'ucraino. C'è anche Janet Marit pronto a partire. Sai chi potrebbe essere un brutto cliente oggi? Sergei Sednev. E oggi è un'altra gara un po' pazza. Intanto Tim Burke ne ha presi i primi quattro, anche il quinto, quindi parte bene l'americano. Sednev, se non sbaglio, parte con un pettorale vicino al 50. Intanto c'è Wegger 10 su 10 dopo due poligoni. Dicevo, Sednev parte con un pettorale vicino al 50. Magari se il vento scende, lui con buon tiratore potrebbe essere avvantaggiato. Poi non è nuovo a prestazioni di grido in gare sui 20 km. Sì, poi ci vuole comunque anche esperienza in una gara come questa. E per esempio Britis, insomma, se riesce a tirar fuori una grande prestazione al poligono, potrebbe anche sperare in un buon piazzamento. Perché Brizzi, sono buon tempo? No, hai no, dico, sono curioso di vederlo. Pettorale Brizzis. Dopo Siedne, mi è cascato l'occhio per quello. 50, sì, perché no? Tanto ho sbagliato anche Semino, Landertinger mette assieme il terzo errore al secondo poligono. Dopo due poligoni, 10 su 10, ce l'hanno in due. Sono in testa. Sì. Inserisce al quarto posto Tim Burke dietro a Björdalen dopo il primo poligono. Björdalen invece credo che sia prossimo al suo secondo poligono. Adesso c'è Cerezov, però la regia va su Eder. Simon Eder. Lars Berger sui tempi di Luca Soffer ai 2,8 km. Eder aveva circa 17 secondi di ritardo a quel passaggio di verifica ai 2,8. Sì, o li prende tutti molto velocemente o mantiene quel distacco. Intanto Cerezov sta sparando bene in piedi in questa sessione di tiro, non inquadrato dalla regia. Beh, però, mamma mia, che serie. Sì, si porta una decina di secondi di distacco da Suman. 5 su 5 in piedi per Cerezov, uno dei pochi tra l'altro. Cerezov che potrebbe essere addirittura in terza posizione. C'è l'inserimento di un altro svizzero vicino tra l'altro a Wegger dopo il primo poligono, Christian Stäbler. Ex fondista che è migliorato a vista d'occhio nell'ultimo mese, guadagnandosi a sorpresa il posto per le gare di Coppa del Mondo. Però Björdalen, attenzione. Apre male. Doppio errore. E ci mette tanto a rilasciare questo terzo colpo, ci sta pensando troppo. Mamma mia. Disastro. Dai, 0 su 5 no, non ci credo. Sì, ma è arrabbiato, è davvero tanto arrabbiato. Ha sbagliato anche Fack. Sì. Però guarda, un errore a terra ci può stare. Tanto hanno sbagliato poi tutti. Il tempo era molto buono per Fack. Non in linea con Suman, ma staccato di una decina di secondi. Alexis Böf fa il terzo tempo ai 2,8 km. Sì, Böf che non ha neanche demeritato nella sprint di Davos di sci di fondo. Superato la qualificazione, se l'è giocata nel suo turno di quarto di finale. Poi non capisco perché lo chiamino quarto di finale se sono 5 le batterie che si disputano. Quinto di finale, no? Sì, sì. C'è Fourcade. E che ha avuto qualche problema prima di iniziare a sparare. Tempo altino, però a questo punto conta la precisione. Problemi ancora, intanto Svenza gli ha già ripreso 20 secondi. Sì, però è strano, ha cambiato completamente l'impostazione della carabina. Per due volte. Sì. E poi sbaglia. Mamma mia. Qua non ci ha capito niente Fourcade. Questa è una gara stranissima. Sbaglia anche Svenzen. E due volte. Beh, oggi è una gara da sorpresa, dai. Diventa difficile per i norvegesi portarsi a casa la vittoria, perché a questo punto c'è Berger e Brosven. Sì, però è veramente l'anti-individuale Lars Berger. Sì, non c'è dubbio. Intanto ha sbagliato ancora Taribo a proposito di Norvegia, perché ne ha mancato uno in piedi, quindi totale tre errori se non erro. O quattro, addirittura. Quattro errori. Quattro errori.
anche se poi il tempo sugli sci è buono. Se guardi la classifica dopo due poligoni, la regia ci mostra quella dopo il primo poligono, sono passati in 22, Tarebo 19esimo, staccato di quasi 4 minuti, 20esimo Birdale, staccato di più di 4 minuti. Hooper ha sbagliato ancora il quarto bersaglio del terzo poligono. Fanno 6 errori per Hooper. Sì. Quindi 9 su 15. Un buon passo sugli sci per Wolf e Stefan ai 2-8. Credo c'è Berger con un tempo che è pazzesco. Un altro passo sugli sci rispetto agli altri, è una gara a parte quella di Lars Berger, perché con il 5 su 5 sarebbe andato in testa nettamente rispetto a tutti gli altri. Urait è 14 su 15. Sono curioso di vedere in quanti arriveranno con 14 su 15. È stato bene anche Simen per la Svizzera, 5 su 5 nella prima sessione. C'è Buff adesso al poligono che aveva un buon tempo chiaramente. È sul tempo di Suman. Potrebbe andare anche davanti. Ferri ha sbagliato ancora, altri due errori. Sì, Ferri fuori gara, completamente fuori gara, ma è in buona compagnia direi. Mamma mia. Attenzione alle quotazioni di Cerzov a questo punto. E anche di De Lorenzi. Eh sì, perché sono veramente in pochi anche quelli che hanno commesso un solo errore. Eh sì. E poi una serie storta può mandare all'aria i progetti di Suman o Veger per esempio. Sì, più di Veger che di Suman, perché Suman poi è un buon passo sugli sci. Ha sbagliato anche il Schlesinger al secondo poligono. Secondo me il tracciato si è velocizzato, perché anche Alexander Wolf si presenta al primo poligono con un tempo ottimo. Tanto ha sbagliato Sietnev a terra. Questa è una sorpresa. E Graes al terzo poligono a proposito di Germania. Buona partenza di Wolf. Sì, che è perfettamente in gara. E tra l'altro dopo due poligoni ti ritrovi nelle prime 10 posizioni atleti che non ti aspetti. Mattiasco, Brendan Green, lo stesso Aber che è terzo. Quarto a 5 secondi e mezzo di ritardo da Buff. C'era anche Pfeiffer in quella zona, ma poi ha sbagliato e pesantemente. Graes li ha presi tutti nel secondo poligono a terra, c'è anche De Lorenzi. Però sai che la prestazione di Aber inizia a diventare interessante, è 14 su 15 dopo tre poligoni e viaggia con un passo sugli sci migliore di quello di Graes. Aia, Christian ha sbagliato l'ultimo. E anche Schipulin diventa interessante con il 5 su 5 a terra. Però Schipulin è 13 su 15 come Graes e De Lorenzi a questo punto. Quindi Aber invece 14 su 15. De Lorenzi davanti a Graes. Interessante. Schipulin invece credo che possa essere dietro. Aspettiamo. Mentre abbiamo Sicora al secondo poligono. Sicora non aveva sbagliato nella prima serie. Ha commesso un errore in piedi però. Però anch'io avevo visto il 5 su 5 di Schipulin, adesso me lo ridanno al poligono che sta sparando. Forse anche qua ci hanno visto prima, perché comunque c'è lo stesso... No, no. Eh no, poi è sbagliato. Questo Schipulin l'ha sbagliato lui. Errore della grafica, evidentemente. Sicora comunque con un errore è sui tempi di De Lorenzi. E quindi perfettamente in gara per il podio in questo momento. Sbagliato ancora Ciudo, quindi dovrebbe essere a 4 errori. Sbaglia anche Pfeiffer, questo è già un errore interessante. Gé invece con un solo errore è molto più lontano da De Lorenzi o Sicora, o lo stesso Aber. E Gé quanto paga da Aber, tanto per intenderci? Paga 45 secondi di più. Aber sta disputando la gara della vita finora, tanto Ciudo sale a 5 errori complessivi. Questo però è il poligono davvero che ci interessa, perché Suman oggi è un candidato serio. Però Dario, non mi tornano le cose, avevamo visto un errore di Schipulin. Ah no, esatto, poi è stato segnato, ok. Sì, la grafica che ha dato qualche problema, Schipulin 3 errori dopo 3 poligoni. Tanto concede qualcosa Suman, sbagliando il bersaglio d'apertura e prende l'ultimo, anche se era, credo, in bilico. Però il dato interessante è che l'UA Ber si sta riportando sotto giro dopo giro.
E adesso Suman avrà un vantaggio di 5-7 secondi, neanche 4 secondi. E quindi quella candidatura di Cerezo, se vogliamo di FAC per il podio, diventa sempre più importante. Brites non ha sbagliato a terra, il passo è discreto, è sui tempi di Veger e Ustigov. Ma sì, è un buon passo senz'altro. Qui siamo su Tim Burke, che ultimamente nelle sessioni di tiro in piedi è disastroso. Tempo decisamente buono, però raramente nelle ultime gare è arrivato il 5 su 5 nelle sessioni di tiro in piedi. Tanto Ustigov li ha presi tutti. Ma ne aveva mancati un paio, se non sbaglio. Tre in tutto ne aveva sbagliati, insomma, sì. Nelle retrovie anche lui. È sul tempo di Shipulin. Tim Burke in questo momento ha chiari problemi nelle sessioni di tiro in piedi. Se non sbaglio nella gara precedente era arrivato anche uno 0 su 5, un 1 su 5 in qualche poligono, qui 1 su 5. Marit li ha presi tutti e quindi il pubblico esulta. C'è Veger che ha preso i primi due nella terza serie, anche il terzo a segno. Però sbaglia il quarto Veger. In ogni caso è 14 su 15 e sono in pochi quelli con questa percentuale dopo tre poligoni. Percentuale del 90%, abbondante. Dopo tre poligoni non ce n'è neanche uno senza errore. I migliori sono Suman, Haber e Veger, che non a caso sono primo, secondo e terzo. E poi subito dietro Christian, il primo con due errori. Sì, poi c'è anche Urat con un errore a dirla tutta, però il suo passo sugli sci non è eccezionale. Poi c'è il passo sugli sci di De Lorenzi, credo che sia competitivo perché più o meno il tempo è lo stesso di Ustigov, quindi va bene. Vediamo il debuttante Brosven in questa stagione di Coppa del Mondo. Brosven norvegese un po' atipico, che sugli sci raramente va forte, il punto di forza dovrebbe essere il poligono, però ultimamente non è che abbia dimostrato grandi doti neanche in questo fondamentale. Tanto sbaglia ancora l'Undertinger, ne manca un paio Semenov. C'è qualcuno che potrebbe pescare il jolly del 20 su 20 partendo lontano? Stavo guardando. Beatrix per la Francia. E poi i soliti Bilanenko, Beresnoi, questi tiratori ucraini. O magari Eder. Magari Eder, perché no? E tra l'altro in questo giro non ha perso niente da Suman, anzi. Cosa aveva Eder di ritardo dopo il primo poligono? Una decina di secondi? Quasi 15. Su Suman ne aveva 11. Sì, giusto. E adesso manterrà gli stessi 11 verosimilmente. Tanto Stäbler è secondo dopo due poligoni, è davanti al suo compagno di squadra che fino ad allora non aveva ancora sbagliato come lui. È il terzo che passa con 10 su 10 dopo due poligoni. Anche se poi io nella grafica ho due errori di Stäbler, si capisce realmente poco in questo momento, anzi ne ho tre. Era sbagliato il dato. Ha sbagliato Cerezov invece, questo è già un errore pesante. C'è anche Björdalen, ma con i quattro errori commessi in piedi chiaramente vale poco. Sì, anche se li sta prendendo tutti. Arriva un altro errore per Jakob Fack. E anche per Björdalen. No, niente, la mia previsione era sbagliata, c'è Mattia Kola al primo poligono. 5 su 5 di Alexei Volkov al primo poligono, pettorale 61, atleta russo. Stäbler alla fine ne ha commessi davvero 3, la grafica aveva dato l'indicazione sbagliata sul suo poligono. Sì, adesso dobbiamo aspettare Alexander Wolf al secondo poligono. Kola senza errori in apertura. No, Svensson, l'unico modo per rientrare in gara è un 5 su 5, rientrare in gara tra virgolette, perché sai, 3 minuti non si recuperano così dal niente. Però mantenere 3 errori significherebbe restare davanti a Tarebo e a Björdalen. Comunque quello che possiamo dire è che i primi di Coppa del Mondo, adesso compreso anche Grice, ma i primi 4, nessuno di questi guadagna sull'altro in sostanza oggi, almeno sulla carta sembra essere così. Sì, ce la potrebbe fare Svensson con il 5 su 5 in questa sessione di tiro, però guarda che difficoltà, non ci sta capendo niente. Ma c'è tanto vento.
resta in linea con Björdalen e Taribu. Martin Fourcade, altri tre errori, quindi in tutto sono 5. Fuori gara anche lui, Beatrice che poteva essere uomo da 20 su 20, si chiama subito fuori, invece arriva il 5 su 5 di Taribu a terra, quindi siamo 11 su 15. Il pirata al poligono. Sai chi si è inserito dopo tre poligoni? Birbacher, con due errori al momento è quarto. E Berger sta andando molto forte sugli sci, però adesso questa sessione di tiro diventa complessa. Ma era destino, non è che puoi sfuggire dal destino. Con l'ultimo l'ha proprio buttato via. Purtroppo ha sbagliato anche Hofer ancora, il poligono finale. Sì, è arrivato anche l'errore di Simmer che non aveva sbagliato a terra. Hofer 11 su 20. Sì, è una bella debacle. Oggi prestazione decisamente negativa, 55% al tiro è decisamente poco. Alexis Boeuf, primo podio in carriera, conquistato in questo format di gara da Anterselva, seppur in una prova con tante assenze. Si inserisce, questa volta dovrebbe essere per davvero, un altro svizzero dopo due poligoni, Mattias Zimmen, sì, con un errore, però è quarto. Aveva un tempo pazzesco Alexis Boeuf, adesso con l'errore, tanto tempo che è passato prima di colpire il quinto, qualcosa perderà. Però credo che possa andare in quarta posizione comodamente. Secondo errore di giornata per Haber, che è impegnato all'ultimo poligono. Terzo anche, e sbaglia Urait. Hust tutto sommato potrebbe essere il migliore dei norvegesi, con due errori commessi dopo tre poligoni. Terzo si inserisce Miroslav Matiasko in quel poligono, dopo il terzo appunto. A Berne ha mancati tre, gettando al vento la possibilità di vincere questa gara. E a questo punto credo che il match point sulla racchetta ce l'abbiano Schumann e Simon Eder. Vedi che l'oracolo ci aveva preso. In effetti. Però è una gara del tutto strana, dove ci sono difficoltà diverse al poligono, diverse da quelle delle passate settimane, diciamo. Anche Wolf sbaglia. Sì, non oso immaginare cosa possa succedere nel pomeriggio con la gara delle donne. Scusate, altri tre errori da Schlesinger. Che dovrebbe essere vicino ai 10, se non sbaglio, no? O giù di lì. Tanto c'è Greis che sta sparando in piedi, se chiude con 5 su 5 porta a casa un 18 su 20, che vuol dire prime 10 posizioni oggi. Jaroslav Sokup con un errore dopo tre poligoni è quinto. Invece Greis manca il primo, così come sbaglia Brizis e non sbaglia De Lorenzi in apertura dell'ultimo poligono. Guarda che De Lorenzi può diventare anche da podio. Ha sbagliato il quarto Christian. Quindi sono tre errori per Christian De Lorenzi. Però dovrebbe essere in testa ugualmente, chiaramente tra quelli che sono finora transitati al poligono. Brizis aveva aperto male e chiuso male la seconda serie. Sì, De Lorenzi in testa con 41 secondi di margine su Wright. Adesso c'è Schipulin che spara, se trova il 5 su 5 dovrebbe andare davanti a tutti. Però ha mancato il secondo Schipulin, quindi il problema non si pone più. Se tu guardi la classifica dopo 4 poligoni e sono transitati nomi di un certo calibro, si va in testa con 3 errori, comodamente. Sotto controllo sembra essere Tobias Eberhard, prende anche l'ultimo. G non ha sbagliato. Anche Sicora sul terzo poligono, quindi Sicora che diventa un nome interessante anche per la vittoria, perché è quinto con 38 secondi di distacco da Schumann dopo tre poligoni. Invece
Invece ti devo dire che nel terzo giro Eder ha perso parecchio rispetto al qui inquadrato Schumann. Vediamo. Uno se lo potrebbe anche forse permettere. Per vincere non lo so, per salire sul podio sì. Aia, Christian rimane davanti quindi. No. Tre errori doveva commettere per andare dietro. E davanti Schumann. Però comunque il passo di Christian non è male. Assolutamente. Lo stavo sfogliando la classifica per capire chi seguire nei prossimi giri, perché questa continua a essere una gara d'eliminazione. Ustico quanti ne aveva mancati? 4-5 se non sì, sbaglio. Ho perso il conto. Andiamo a vedere. Tanto apre male comunque. Ne aveva sbagliati 3. Lo speaker annuncia Maritz perché non ha sbagliato a terra. Però questo è un uomo da 65% in piedi in genere. La vedo grigia. Ustikov 16 su 20 in tutto. Oh, però ha aperto bene, tanto per smentirmi. Qua cosa succede? Non ha scaricato bene la cartuccia, ha perso tanto tempo e concentrazione. È molto interessante il poligono di Mesotic che si dovrebbe portare nelle prime 3-4 posizioni. E oggi l'Austria sembra la Norvegia. Decisamente. Altri due errori di Tim Burke. Guardalo lì Mesotic, quindi primo Schumann, secondo Haber, terzo Mesotic, poi Haber si è autoeliminato, Schumann quasi, deve passare ancora Simon Eder. In effetti sembra quasi un campionato austriaco. Vegra l'ultimo poligono, sarebbe il caso di inquadrarlo. Anche perché ha preso i primi due. E anche il terzo direi. Attenzione che Vegra è da podio. Li ha presi tutti in piedi. E allora forse abbiamo trovato un pretendente a sorpresa a quel podio. Forse anche alla vittoria ti dirò. Ma Eder sta facendo sul serio, Mesotic 14 su 15, però Vegar diventa davvero interessante. E anche Brosven torna in gara. 9 su 10, tempo tutto sommato ancora da podio, perché poi hanno sbagliato tutti quelli che lo precedono, o quasi tutti. È completamente ribaltato davvero lo scenario. Sì, si capisce poco di questa gara. No, non ci siamo proprio, è cambiato il vento rispetto al primo poligono, ha aggiustato parecchio dando tacche. Sta arrivando Fak direi dall'annuncio dello speaker. Tanto sbagliano Cerezov e Björdalen in piedi. Doppio errore in sincronia. Invece Russo Volkov 9 su 10, vediamo se arriva anche il decimo, no, lo manca. Altro errore del croato. Sì, fuori, assolutamente fuori gara anche lui. Dobbiamo aspettare Mattiasco al poligono e Sokup. Pensa a te, chi lo avrebbe mai detto. E comunque restano ancora in gara Siedmev, attenzione a Siedmev, Alexander Wolf, non i nomi abituali, ecco. Intanto andiamo su Beatrix che aveva sbagliato a terra, chiaramente con un errore adesso ti sembra di poter essere in gara. Tanto ti segnalo io il poligono interessante, Tarjei Bo trova il 4 su 4 in piedi, se non sbaglio dovrebbe andare a 16 su 20, con 16 su 20 e passo sugli sci di Tarjei Bo si può essere in zona De Lorenzo in classifica. Adesso andiamo a vedere dove transita. Mentre disastro totale di Beatrix che ne ha sbagliati 4, arriva l'Ofer. Però guardate, insomma,
3-2-1-3, 9 errori. Dai, un buon allenamento. Io avevo avuto 5 su 5 di Taraibo, adesso la grafica me lo ridà al poligono, evidentemente ci sono dei problemi. Sì, sì. Adesso mi ricompare il 5 su 5. Comunque 16 su 20 per Taraibo, che al momento è quinto, staccato di 1,48 da Wegger. Tanto Lars Berger per cercare soprattutto di sopravvivere a questa giornata pazza, ma arrivano anche per lui altri due errori. Eh sì, perché diventano 5, con 4 guarda, c'è ancora chance di chiudere la gara nei primi 10, pensa a te. E Brendan Green con 3 errori, secondo me ha disputato una prova competitiva da zona punti. Sì, anche perché è stato abbastanza regolare. Sì, comunque al di là degli errori di Eder, insomma, Everard ha cominciato bene, ma la strada è ancora lunga. Mesutic invece direi che può provare a seguire le tracce di Suman. Sì, certo che sta regia non ne becca una, eh. C'è Alexander Rus che sta sparando e 3 su 3, comunque porta a casa il 4 su 5, 3 errori complessivi e dovrebbe essere anche lui nelle prime 5 posizioni. Erano 16 secondi di vantaggio tra Suman e De Lorenzi. E Suman qui li ha, credo, ha aumentato il vantaggio. Sì, ma non di tantissimo, eh. No, è vero. Segnalo Alexander Rus, quinto. 14 secondi di distacco da De Lorenzi, che ha disputato davvero una gara competitiva oggi. Mattiasco, attenzione, che è 4 su 4, manca l'ultimo. E sai che quel bersaglio mancato gli potrebbe costare forse anche la vittoria? Queste occasioni vanno prese al volo, perché davvero oggi era l'opportunità per tutti. Eh sì, perché Mattiasco aveva un passo migliore di quello di Wegger, infatti è secondo con 47 secondi di distacco dall'elvetico. Vediamo Wolf, perché anche lui può, insomma, sperare di essere in gara. Figlio d'arte. La famosa discesa del lupo prende il nome dal papà di Alexander Wolf, Karl Heinz, che fu colui che la progettò, ex biatleta tra le altre cose, e venne inventata perché c'era un problema di dislivello sul tracciato di Oberhof, e grazie a quella discesa il tracciato di Oberhof diventò regolamentare per le gare di Coppa del Mondo, ma poi ne parleremo tra qualche settimana. Ahia, intanto comunque la problematica, credo davvero, di questo poligono e di questa gara è che il vento cambia e quindi non dà riferimenti agli atleti. Però sinceramente non è mai stato così, cioè, così tanta confusione non la ricordo. Poi la gara la vincerà Wegger con un errore solo probabilmente, però Mesutic, ecco, Mesutic è un brutto cliente per Wegger. Ha sbagliato Soukup, 2 errori ed è terzo in classifica, 1,12 dall'elvetico. Intanto è arrivato Christian De Lorenzi, che è in testa al momento davanti a Schipulin. Sì, Christian nell'ultimo giro si deve guardare dal ritorno prepotente di Arebu, che sicuramente può dargli fastidio. Qui invece la regia attende l'arrivo di Suman. Sednev, attenzione, 14 su 15 dopo 3 poligoni, 18 secondi di distacco da Suman, ma anche 20 di vantaggio su Wegger. E ricordiamo che Sednev questo format di gara l'ha già vinto. Ma potrebbe starci la vittoria di Sicora. È Sicora, però è dietro a Sednev di 20 secondi dopo 3 poligoni, e vediamo. Quel 5 su 5 va davanti sulla carta. Guardate che classifica c'è dopo 4 poligoni. Beh, sicuramente non era una gara da scommessa sicura, quello di verrebbe da dire, provocatoriamente esagerando, gara da terzo mondo del biathlon. E Sicora va per la seconda posizione a questo punto, non la prima, c'era un errore con il tempo, sbagliato anche Eberhard. Jay invece dovrebbe aver chiuso con 19 su 20. Comunque Christian nell'ultimo giro si è difeso nei confronti di Suman, che chiude con 23 secondi di vantaggio sull'azzurro. Dario Sicora è terzo, però aspettiamo anche Jay. Jay è secondo, staccato di 31 secondi da Wegger.
La regia invece va sul finale, però è più interessante la situazione tra terzo e quarto poligono. Sì, perché è ancora troppo presto, insomma, per prendere questa classifica. Però il dato è che a questo punto direi che possiamo tranquillamente dire non sarà ancora Norvegia. Ne dubito, a meno che Brodsven non si inventi gli ultimi tre giri della vita. L'unica chance è quella. Poi però è bene che tutti gli altri facciano un pellegrinaggio a Lourdes, questo non c'è dubbio. Martinelli è partito bene, 5 su 5 nella prima sessione di tiro, bisogna vedere il tempo. È decimo tempo per Martinelli, davanti a Greis e De Lorenzi. Tra quelli da seguire c'è anche Bilaninko, che dopo due poligoni è 9 su 10 e più o meno al tempo di De Lorenzi. Ma la gara sulla carta è ancora aperta, tanti inserimenti. Soprattutto forse anche nell'eventualità che comunque la pista davvero si è andata velocizzando, insomma, chi magari non ha quel passo eccezionale, se fa bene al tiro può farcela. E io direi che forse abbiamo trovato un vincitore per questa gara, sai? Daniel Mesotis. Mi pare sia arrivato il 5 su 5 in piedi per un totale di 19 su 20 e per una conseguente prima posizione con vantaggio sugli altri. Eccolo qua. 47 secondi sono veramente un buon bottino. Tanto Makovyev inizia la sua stagione di Coppa del Mondo con un bel 1 su 5 a terra, tanto per far capire che le caratteristiche rimangono quelle del passato. La regia torna in zona arrivo. Nell'ultimo giro Treipu molto veloce, dovrebbe riuscire a scavalcare De Lorenzi e Birbacher e quindi andarsi a collocare all'arrivo in terza posizione dietro Vegger e Schumann. Vegger che qui inquadrato, che ha davvero fatto un grandissimo risultato comunque oggi approfittando della situazione. Qui andiamo su Brodsven. E allora Dario, senti cosa ti dico: se Svensson pasticcia nell'ultima sessione di tiro in piedi, il leader della classifica generale diventa Treipu. Pensa a te. Oh, Brodsven, quello finale è veramente pesante di errore, anche se poi potrebbe essere il migliore dei norvegesi. Sì, perché aveva trovato il ritmo, insomma, sui quattro precedenti bersagli e tra l'altro sarebbe stato veramente nella possibilità di salire sul podio. Guarda, forse Alexis Böf può provare a battere Mesotis, ma i vari Sietnev e via dicendo sono tutti tagliati fuori, perché dopo tre poligoni avevano una trentina di secondi di distacco. Sietnev ne aveva 10, però la vedo dura che possa competere con Mesotis negli ultimi due giri. Beh, comunque, chiude Björdalen, Dario. Eh sì, però insomma veramente oggi non fa notizia con i 7 errori commessi. No, quello che volevo dire è che comunque al di là dei 2 errori di prima di Eder, l'Austria davvero oggi è la squadra che ha fatto la differenza. Che poi Eder con i 2 errori rischia comunque di essere in zona podio, decisivo l'ultimo poligono per lui. La regia qua è impietosa, va a prendere uno degli ultimi atleti, l'ultimo atleta a essere partito, Perras. Eh sì, perché potevano partire 105 atleti in questa gara, manca un croato e manca un francese, invece da Oberhof potranno essere 108 perché saliranno quelli di BK. Al momento i posti di BK andrebbero a un olandese, a un lituano e a un belga. Al momento. Altro che terzo mondo. Eh sì, perché la prima alternativa è la Macedonia. E comunque li ha presi tutti Perras. Vabbè, la regia ci ha visto bene, no? Intanto arriva un 5 su 5 di FAC nell'ultima sessione di tiro. C'è Volkov al terzo poligono, attenzione perché il 5 su 5 sarebbe un bel viatico verso le posizioni che contano. Anche Svensson in piedi, arriva il 5 su 5 di Volkov che quindi è 14 su 15, non so con quale tempo. Svensson 2 su 2.
tutto questo la regia se lo perde per insistere a vedere l'arrivo di Norgren. Ma mi sembra una regia di assoluto valore, soprattutto riescono a individuare i momenti topici con incredibile puntualità. Comunque c'è il 5 su 5 di Svensson, che però dovrebbe essere dietro a Taribu. Eh sì, però ci sono 8 secondi di differenza tra Bo e Svensson. A questo punto Svensson potrebbe mantenere anche la leadership della generale. Intanto qui di nuovo la classifica, anche se dobbiamo aspettare inserimenti importanti, vedi Mesotic. E comunque, insomma, ribadiamo la prestazione di Cristian De Lorenzi. Oggi sembra essere lui appunto l'azzurro da top 10. Sì, anche se Cole e Martinelli stanno disputando buone gare. Martinelli, dobbiamo aspettare al secondo poligono. Cole sta sparando credo al suo terzo ed è 4 su 4. E arriva anche il 5 su 5. Bravo. Per un complessivo. Andiamo a vedere. A terra non li ha sbagliati. Quindi era la seconda serie di Cole. Cole 10 su 10. Con 10 su 10 credo che possa essere davanti. Vediamo, o comunque nelle prime posizioni, dai. Siamo con Ulse al traguardo. Ah, no, ne va mancati due in piedi, Cola, sì. Quindi 13 su 15. Ulse oggi viene battuto sicuramente da Taribo, che è già davanti. Svensson nell'ultimo giro lo svernicerà. Rischia anche qualcosa da Brosven. Non un grandissimo inizio di stagione per Alexander Ulse. Qui arriva anche Matiasco. Il 18 su 20 è secondo al momento. Sul podio non dovrebbe rimanere, comunque una prestazione da primi 5-10, dai. Buffa. Questo poligono importante. Cosa sta facendo? Ha impiegato tantissimo per prendere il caricatore, l'ultimo carico. Però veramente perso tanto tempo. E malgrado tutto se la stava giocando. Però quell'errore lì lo mette in crisi. Mi spieghi perché la regia stacca su Boeuf, che lotta per il podio per andare su Daniel Boehm al secondo poligono? Sì, buono il tempo di Daniel Boehm, ci mancherebbe altro. Però o sanno qualcosa che noi non sappiamo e Boehm saliva sul podio, o si tratta di un altro errore. Comunque Alexis Boeuf ne manca due. Però è giusto rimanere su Boeuf fino alla fine. Ma non c'è dubbio. Oh, questo poligono molto interessante. Sergei Siednev va a sparare per la seconda posizione provvisoria. C'è bisogno del 5 su 5, ovviamente. Ah, non l'ha trovato. Comunque questo è uno specialista del format di gara, c'è poco da dire. Male che vada oggi, cosa arriverà? Quinto, sesto, giù di lì. Grasso che cola. Al momento è quarto. Sì, oggi chi si lecca le ferite in effetti Björn Dahlen, Prestazione decisamente sottotono la sua. Perderà terreno in classifica rispetto ai connazionali. Beh, la regia ha fatto bene a quadrare Daniel Boehm in precedenza perché è settimo. Sì, però la gara è ancora lunga, eh. È a metà gara praticamente. Sì, esatto. No, Björn Dahlen soprattutto, c'è quella serie incriminata da 1 su 5 che non è proprio da lui. Sì, poi se la vogliamo dire tutta, neanche il tempo sugli sci è eccezionale perché in tanti sono andati più forte. Forse nei primi 10 potrebbe non rimanere Cristian De Lorenzo a questo punto. Beh, devono ancora inserirsi Sednev, G, Mesotic, Tomazicora. No, non rimarrà nei migliori 10. Eccolo qua, proprio il polacco che arriva al traguardo davanti a Suman. Però dietro c'è anche Gé che lo vola via e va davanti anche a Matiasco. Sì, anche se Matiasco ha recuperato qualcosa nell'ultimo giro, Gé sugli sci in questo momento non c'è proprio. Dai,
Quindi ricapitoliamo: Wegger primo, Ogier secondo, Mathias Scott terzo, Soucoup quarto, Sicora quinto. Beh, dato interessante che all'arrivo abbiamo nelle prime 10 posizioni 10 nazioni diverse, con Norvegia ottava e Russia decima. Situazione abbastanza strana. Assolutamente, siamo abituati, vabbè, questo è anche il format di gara più pazzo, se vogliamo, poi in una giornata come questa ancora di più, però siamo abituati a una presenza molto più massiccia di Austria, Norvegia e anche della Russia. Sì, giustamente, a proposito di Russia, siete di presentazione, avevi rimarcato le difficoltà nelle prime tappe. Oggi, a meno di un miracolo di Volkov, non ce ne sarà nessuno nei 10. Mentre sta arrivando Mesotic, che chiude con un vantaggio davvero enorme ed esulta per il primo posto. E siccome Mesotic aveva vinto solo ad Anterselva finora, rischia di togliersi una soddisfazione nella località più vicina ad Anterselva, tra quelle che ospitano la Coppa del Mondo, quindi evidentemente è la zona che gli porta bene. Martinelli sbaglia al secondo poligono, ne manca due. Peccato, perché stava profilando una buona gara sia per Pecola, comunque 13 su 15 non è male, no, ma anche per Martinelli. Tra l'altro i due stanno facendo una gara parallela, appunto, perché Martinelli ha sbagliato in piedi come Cola. All'ultimo poligono dobbiamo aspettare Volkov, che è 9 su, che è 14 su 15 dopo 3 poligoni. Eberhard, che è 13 su 15, e se vogliamo Bilanenko, che è 13 su 15. Questi sono atleti che si potrebbero inserire. Vediamo già Christian in decima posizione. Però in ogni caso dovrebbe farcela rimanere tra i migliori 15. Chiaramente con l'arrivo di Mesotic adesso ci sono due austriaci nei 10. Invece è interessante il duello tra Bö e Svensson nell'ultimo giro. Ai 18,8 km Tarebo ha un vantaggio di 6 secondi e decimi nei confronti di Svensson. Siamo su Brotsven, che spara per essere il miglior norvegese di giornata. Se trova il 5 su 5 può fare anche un pensierino al podio. E sarebbe un risultato complicato da gestire in casa Norvegia, perché a quel punto Brosven si guadagnerebbe il posto per le gare anche di Oberhof. Apre male però. In modo da togliere ogni dubbio. E non è ancora finita forse. Però è molto rapido, eh. Mi esita sull'ultimo. Ed era già successo nei poligoni precedenti, però qui lo copre. Confermo che rischia di essere, non dico il migliore dei norvegesi, ma il primo dietro i marziani, quindi Bo e Svensson. Se la gioca con Us, dai, e lo può battere soprattutto. Beh, davvero in casa Norvegia il mondo che si ribalta. Sì, abbastanza, anche se poi il migliore di giornata sarà Treibø. Qui è sbagliato il dato che ci dà la regia, è arrivato Simon Eder, che è ventesimo, ha sbagliato negli ultimi due poligoni. E anche tanto. Andiamo su Bereznoi, che zitto zitto va alla caccia del 10 su 10. Che non sarebbe una novità, poi l'ultimo giro sarà decisamente lungo per lui. L'ultimo giro, gli ultimi tre giri. Ma non è che dobbiamo arrivare ad aspettare Bereznoi? Secondo me sì, ma l'avevamo citato anche in precedenza, eh? Lui e Bilanenko. Bilanenko ha sbagliato, Bereznoi è perfettamente in corsa. Tra l'altro ha già sfiorato il podio in questo format di gara. È terzo per il momento con circa 22 secondi di ritardo, qui invece Però Svensson, Dario, è davanti a Wegger di 10 secondi. Sì, qui Svensson ha superato Fack, chiude al momento in undicesima posizione. Beh, insomma, sugli sci si è confermato anche oggi. Thank you.
Però tra Taraibo e Svensson ci sono 10 secondi e nel mezzo c'è De Lorenzi. Quanti punti ci sono di differenza nella generale? 11, è difficile che Bo possa scavalcare Svensson. Però anche nell'ultimo giro se l'è giocata ad armi pari Taraibo con Svensson. Attenzione a Volkov. 5 su 5 vuol dire forse podio. Poi se n'è già andato, però vediamo se riesce comunque a difendersi, lo fa. Potrebbe essere il migliore dei russi, perché al traguardo c'è Shipulin 12esimo. Non so se Volkov nell'ultimo giro possa resistere al ritorno dei norvegesi. Però è sicuramente la migliore prestazione dell'anno giù di lì per lui. Che è un po' a sorpresa, è stato schierato nella gara di oggi, perché io ritenevo più adatto Maximov. Comunque Volkov ha risposto bene. Momento del 14esimo. Questo è un atleta che crescerà da gennaio in avanti. Attenzione, perché secondo me Volkov può andare anche a conquistare il posto per i mondiali. Sembra un po' affaticato, eh? Sì, è decisamente affaticato, però avevamo annunciato una partenza complicata per lui nel mese di dicembre, è sempre stato così anche nel passato. Poi è un ragazzo che da metà gennaio in avanti sale di colpi. Oggi c'era il passo sugli sci per l'Asperger, ma 7 errori al poligono sono veramente tanti. E dobbiamo seguire gli ucraini nel finale di gara. Quindi Siednev che lotta con Zhe per la terza posizione, anzi Siednev ha già scavalcato Zhe nell'ultimo giro. E poi Beresnoi. Che però lì l'attesa è un po' più lunga. Sì, decisamente. Comunque Sednev arriverà a minuti e sarà terzo dietro Mesutic e Weger. Qui siamo su Alexis Boeuf, che nell'ultimo giro ha tenuto un buon passo. Eccolo qua arrivare Sednev, che è dietro a Weger, credo. No, è Simmen, sbagliato l'indicazione della regia. Sì, è Simmen. Che pasticcio per questa regia, è oggi veramente un disastro. Sì, tra il sistema anche dell'aggiornamento live, qualche piccolo errore, ma anche la regia che non ci ha aiutato. No, assolutamente. La prestazione di Boeuf io la ritengo ottima, con 3 errori paga 2-10, è riuscito ad andare col passo di Schumann. Ormai è una realtà in casa Francia. Quindi per un Simon Fourcade che perdi, oggi anche Martin ne trovi un altro che è comunque competitivo. Eccolo qua, si è terzo davanti a Gema, era preventivato. Sì. Gli ha recuperato tantissimo in questo giro. Daniel Bohm ne manca un altro, quindi 13 su 15, però una buona gara per lui, decisamente migliore rispetto a quelle di Schemp delle scorse settimane. E in casa Germania è probabile che cambi parecchio da gennaio. Speriamo che serva, però non lo so. Tutto mi sarei aspettato tranne un Grice come il più competitivo del gruppo. E in realtà così è stato inizio stagione, anche se poi Birbacher si è difeso discretamente. Sì, è stato abbastanza regolare insomma in questo avvio di stagione. Qui Wolf aveva promesso bene nei primi due poligoni. Sì, era partito molto bene, poi si è completamente perso. Comunque nelle prime 7 posizioni abbiamo 7 nazioni diverse all'arrivo. Pola è 16 su 20. Però con tempo sugli sci un po' altino, quindi non è una gara da zona punti. Alla fine l'unico italiano in zona punti dovrebbe essere De Lorenzi, a meno di un Martinelli da 10 su 10 nelle ultime due serie. Adesso per noi è importante aspettare Beresnoi al terzo poligono, forse la regia lo va addirittura a prendere. No, credo che sia un altro ucraino qua inquadrato. Beresnoi aveva il 102, quindi non è sicuramente questo. Timo Antila? Perché? Non c'è un motivo particolare. No, doveva essere forse Bilanenko quello che l'ucraino che vediamo adesso passare. No, neanche. Sì, Bilanenko che comunque deve arrivare al quarto poligono.
ne aveva mancati due dopo tre poligoni e viaggiava in 23esima posizione. Con il 5 su 5 in piedi potrebbe essere nei 15 comodamente. Era Cervico quello inquadrato, il kazako, e non ucraino, le tutte sono uguali. Intanto Brosven nell'ultimo giro se la gioca per battere Tarebo e Svensen. Ai 18,8 km a 6 secondi di vantaggio su Bö. Eberhard. Apre male Johnson, ma insomma queste sono situazioni non così importanti per la classifica. Sbaglia Eberhard il terzo bersaglio. Avrebbe chiuso con 18 su 20 se non avesse sbagliato in questo poligono. Buona gara per Eberhard, forse anche da prime 20 posizioni. Tanta fatica per Johnson, Eberhard che transita undicesimo, sì, addirittura. Lo stesso tempo di De Lorenzi. E se ne ha nell'ultimo giro può provare a scavalcare Birbacher. Beh, Alexis Böff la vedo dura, però Birbacher alla portata. Sì, non ho capito perché la regia si sia concentrato su Magnus Johnson. Forse pensa che sia fratello di Elena Johnson, ma in realtà non c'è neanche quel grado di parentela per giustificare tutta questa attenzione. Ma poi vedremo certamente un salto di qualità da Obero fino avanti in termini di regia, perché poi sarà la stessa più o meno. Sì, senz'altro. Allora facciamo un po' di radiocronaca. Beresnoye, 10,8 km, transita con un vantaggio di 47 secondi su Mesotis. Quindi un Beresnoye da 10 su 10 nelle ultime due sessioni di tiro potrebbe rovinare la festa all'Austria. Probabilmente nessuno si è accorto di questo fatto. Però il tempo di Beresnoye è sorprendente considerando le sue caratteristiche e sta viaggiando con un passo migliore di quello di Beger. Martinelli intanto al terzo poligono, aperto bene prendendo i primi due. La regia continua con musichetta e rallenti invece a celebrare Mesotis. Sì, poi questo chill out è anche carino da ascoltarci, mancherebbe, piacevole, però c'è qualche poligono interessante, quello di Martinelli lo poteva essere. Martinelli 13 su 15, vediamo dove si colloca in classifica. 25esimo. Tanto arriva Maritz, tutt'altro che interessante, sarà fuori dalla zona punti. Beh, Christian Martinelli con un buon ultimo poligono oggi può fare risultato. E attenzione, i criteri di selezione per la tappa di Oberhof prevedono che se un atleta schierato in Coppa del Mondo ottiene un piazzamento tra i migliori 20, in una gara individuale chiaramente, poi si guadagna posti in automatico per la tappa seguente. Quindi Martinelli se la gioca all'ultimo poligono. Si può provare, noi ci prendiamo una piccola pausa. Inquadrato finalmente Beresnoye, la regia si è accorta, eccolo qua, non ha altro da inquadrare, ha finito il chill out e allora adesso siamo su quello che potrebbe davvero cambiare tutto. Sì, intanto ha sbagliato Bilaninko all'ultimo poligono, quindi chiude con tre errori. Beresnoye in effetti potrebbe cambiare l'andamento di questa gara, non c'è dubbio. Intanto tra chi sta facendo la gara della vita c'è anche il bulgaro Mikhail Klecherov, che è 14esimo e 18,8 km e può inserirsi tra Bo e Svensson. Al momento Tarebo è 11esimo, Svensson è 14esimo, Scipuli migliore dei russi è 15esimo, quindi altra debacle in casa Russia. No, soprattutto io avevo detto non cambia molto in classifica generale, però il ritiro di Martin Fourcade e soprattutto le sue condizioni difficilmente gli permettono di pensare di stare in scia ai norvegesi. Ma si allunga, guarda, distacco. Possiamo anche dire, mentre seguiamo Beresnoye, che ha avuto un problema sul secondo colpo ma è riuscito a coprire il bersaglio, tappa favorevole ai norvegesi. Sì. Il che è tutto dire considerando l'andamento di questa gara. Sai che secondo me però il vento per questi atleti partiti dietro forse è stato meno un fattore. Ma guarda, Beresnoye è un atleta da 90% al poligono con costanza, per cui non è una sorpresa. No, non per lui, non per lui. Però in generale, guardando adesso come sono le condizioni al poligono, mi sembra che insomma siano un pochino favorevoli. Poi Beresnoye ci mette molto del suo. Sì, è anche vero che questi avevano azzerato la carabina con condizioni completamente diverse. Però evidentemente il vento guarda è un po' sceso. Sì, le bandierine si muovono leggermente meno, però si muovono. Sì, sì.
Scott Perras, anche lui se trova il 5 su 5 qui e poi nell'ultima sessione di tiro si può togliere una soddisfazione non da poco. No, vento ce n'è perché vedo il numero della piazzola che si muove. Tanto eccolo qua, il bulgaro che è nei 15 al momento. E davanti a Shipulin. Tra l'altro si è inserito Brodsven tra Bo e Svensson. Mentre Volkov batte Shipulin. Quindi migliore dei russi Volkov che è 16esimo con Shipulin 17esimo. E anche su questo ce ne sarebbe da dire. Ma ormai in casa Russia veramente può succedere di tutto, come non rispondono alle mail a Kanti Mazinski, non stanno rispondendo a quelli che erano insomma leciti come attese, non sono state finora risposte insomma. Decisamente. Tanto Scott Perras zitto zitto 21esimo, considerando che nell'ultima sessione di tiro hanno sbagliato in tanti, ci sono ancora buone possibilità di risalire in classifica. Quindi a questo punto ci concentriamo sul quarto giro di Beresnoi, andandolo a aspettare 14,4 km. Però il vantaggio di Beresnoi nei confronti di Mesutic dopo tre poligoni di 31 secondi. E non sono pochi. Qui la regia giustamente ci propone un terzo poligono come classifica, che comunque è interessante proprio per il vantaggio in particolare che ha Beresnoi su Suman, che poi oltretutto avrebbe sbagliato nell'ultimo poligono, quindi insomma. Sì, il riferimento è chiaramente Mesutic, ci sono 31 secondi di margine di Beresnoi su Mesutic. Se vogliamo il secondo riferimento è Weger, il vantaggio di Beresnoi è di un minuto. Tanto più decola con 4 errori davanti a Björdalen. C'era stato un aneddoto che coinvolgeva Cole e Björdalen, forse su queste nevi o Oakfield, comunque una delle tappe di inizio stagione di qualche anno so. Pacca sulla spalla. Sì, dopo una gara in staffetta, con buona prestazione di Mattia Cola. Per l'Italia invece è interessante l'ultimo poligono di Martinelli e quindi gli ultimi due giri. Sì, se ce lo fa vedere la regia. Martinelli che deve ancora transitare 14 km 400 metri. Comunque sarà miglior risultato in carriera per Weger, che potrebbe salire sul podio, e non è il solo a ottenere il miglior risultato di sempre nella gara odierna, perché anche Miroslav Matiasco, che è il più giovane dei fratelli Matiasco, quindi non quello che lottò per la medaglia alle Olimpiadi, rischia di essere per la prima volta nei migliori 10, anzi sarà per la prima volta nei migliori 10. Tanto Böhm apre subito male. Che brutto poligono. Sì, ha rovinato una buona gara con l'ultimo poligono. E adesso rischia di non essere in zona punti, anche se il passo sugli sci mi sembrava buono per Daniel Böhm. Poi sfogliando la classifica, chi rischia di non prendere punti è il terzetto Grice Ciudo Cerzo, adesso sono 28esimo, 29esimo e 30esimo, verranno scavalcati da diversi atleti, dovrebbero rimanere attorno alla 35esima posizione. Anche l'Undertinger 33esimo rischia di andare fuori, come Fak che è 31esimo. Tanto arriva Moravec, ma volevo dire che se saranno queste le condizioni del poligono, se sarà un fattore il poligono nella gara femminile, insomma questa gara potrebbe giocare a favore delle svedesi e della Ekholm forse. Senza dubbio. Intanto Martinelli 23esimo e 14,4 km. Susseguono le attenzioni piuttosto strane della regia, che finalmente pesca Eberhard per il 13esimo posto. Però attenzione, Eberhard si va a inserire tra Tarebu e Svens, ti direi. Eh sì. Quindi al momento Tarebu è 11esimo e Svensson è 15esimo. Ballano 4 punti. Beh, c'è anche qualcun altro da aspettare ancora, insomma. Sì, non so chi si possa inserire lì in mezzo. Però a questo punto la tappa è favorevole per Tarebu, che diventa un serio pretendente alla sfera di cristallo. Poi abbiamo visto è sceso di una posizione Cristian De Lorenzi. Sì, 14esimo.
intanto si ascolta una musica che, se non sbaglio, è una cover di una canzone dei Ricchi e Poveri. Si sente una musica. Sì, esatto. E vabbè, insomma. Ci sarebbe tutta una discussione da fare su le musiche scelte insomma, nelle arene del biathlon e anche degli sport invernali in generale. Beh, sicuramente. Beh, dai, fammi evitare paragoni di stampo calcistico. Eccoci qua con Beresnoi, l'attesa è davvero lunga. Chissà se la regge anche lo stesso Beresnoi. Beh, chiaramente diventa una questione di carattere psicologico, pochi dubbi al riguardo. Intanto cerchiamo di capire quanto ha perso nei confronti di Mesutic. Aveva 31 secondi di margine, adesso ne ha 18,7. Beresnoi potrebbe guadagnare qualcosa al poligono con la velocità di esecuzione, però sinceramente 20 secondi in 5 km sono tanti da difendere. Anche perché l'avevi detto prima, insomma, per lui soprattutto l'ultimo giro si farà duro. Esatto, tra l'altro ha perso qualcosina anche nei confronti di Beger. Finalmente. Beh, ma giustamente, perché il tempo è buono, se trova il 5 su 5 Martinelli è a ridosso dei migliori 10. Speriamo che lo sappia. Aia, apre male. Comunque vento ce n'è, eh. Tanto, niente da fare. Quando è un po' calato, mi sembra, il vento, ho trovato questi ultimi tre, stessa gara, proprio fotocopia di Cola. Sì, stessa gara di Cola, un po' meglio sugli sci Martinelli, come era prevedibile, se ne ha nell'ultimo giro può tentare di entrare nella zona punti. Al momento è 32esimo, è inseguito da un paio di atleti molto veloci, davanti ne ha qualcuno più lento, ma ci può provare a rimanere nei 40. E comunque in questo momento la situazione in casa Italia è abbastanza chiara, anche se nella squadra nazionale, nel gruppo più importante, il gruppo A, ci sono tre atleti. In realtà Vindici in questo momento il suo posto se lo gioca insieme ad altri. Sì, secondo me De Lorenzi Hofer, secondo tutti, perché poi voglio dire i risultati sono abbastanza eloquenti, De Lorenzi Hofer sono intoccabili, poi per gli altri dipende da tante variabili. Tanto qui siamo su Beresnoi che sta per arrivare 15-3, ai 15-1 aveva 17 secondi su Mesutic, però ai 15-3 arrivano dopo un tratto in salita, vediamo se l'ucraino ha pagato dazio in qualche modo. Allora 40-44-9 vuol dire avere 14 secondi di margine su Mesutic, 13-9 per la precisione, quindi continua a perdere, più o meno perde 3 secondi a chilometro, considerando che ne mancano ancora praticamente 5. Questo è tutto il discorso fatto sulla vittoria, poi chiaramente insomma si sta giocando qualcosa di importante lo stesso. Beh, si gioca anche la seconda piazza con Weger. Su Weger ha 52 secondi di margine ai 15,3 km. Weger non ha sbagliato nell'ultima sessione di tiro, insomma, se Beresnoi trova il 5 su 5 chiude verosimilmente secondo, se ne manca uno può essere terzo, se ne manca due perde il podio, ed è un risultato che tutto sommato poteva essere annunciato, ecco, magari non una prestazione da podio ma da primi 10 sì, perché Beresnoi è sicuramente uomo da 20 su 20. Classico ucraino con spiccata attitudine per il poligono, ma passo sugli sci non da Coppa del Mondo e forse neanche dai book up. Poi per la verità oggi si è difeso rispetto ad altre occasioni, però arriva il momento della verità. Vediamolo. Prima del poligono aveva 14 secondi di margine su Mesutic. Mette tanto a rilasciare il primo colpo. Eccolo lì. È già dietro a Weger anche. Sì, sì. A meno di miracoli. Però si è ripreso bene poi. Si è ripreso bene, già dietro a Weger. Non credo che possa battere l'elvetico nell'ultimo giro, però su G a margine e anche tanto. Però non abbiamo il 20 su 20 oggi, eh? Non abbiamo il 20 su 20, sì.
poi andremo a capire se è la prima volta nella storia. Sicuramente non mi sono mai posto il problema. No, Beresdoi si deve guardare dal ritorno di Sedner, che già una volta l'aveva battuto in una gara sui 20 km con Beresdoi quarto e Sedner terzo. Non mi ricordo dove, ma è successo. E comunque sia, insomma, avevi già detto in fase di presentazione come questa è una tappa in cui hanno vinto nell'individuale, insomma, o con zero o con un errore. Eh sì, e ci si riconferma sul podio con un errore, malgrado poi siano stati tantissimi bersagli mancati. Seguiamo Scott Ferras, che va alla caccia del miglior risultato della carriera. Ah, peccato. Credo che avrà difficoltà a rimanere nei migliori 40. Quindi dobbiamo seguire l'ultimo giro di Martinelli per capire se entrerà nella zona punti, e chiaramente l'ultimo giro di Beresnoy per capire se riuscirà a battere Sedner. Poi, sfogliando la classifica, ti segnalo una prestazione discreta del cinese Ren, che oggi gareggia al posto del deludentissimo Zhang. Al momento si trova 39esimo, non chiuderà in zona punti, però ha già fatto meglio del compagno di squadra. Al traguardo Chudov 33esimo, Cherezov 34esimo, Fak 35esimo, Landertinger 37esimo. E questi sono tutti i nomi da prime 10 posizioni. Anche Greis è 30esimo. Novikov, medaglia d'argento olimpica, 31esimo con due errori. Lo stesso Eder, 27esimo dopo aver lottato per la vittoria. Poi segnaliamo una buona prestazione di squadra della Bulgaria, che ne ha due nei 25, oltre al solito Anev c'è anche Klecherov, 16esimo. Quindi il settore maschile bulgaro continua a migliorare gara dopo gara, soprattutto perché sono ottimi tiratori questi ragazzi. No, ma poi queste sono gare davvero che giustificano la presenza di tante e tante nazionali in uno sport che dà chance davvero anche agli outsider. Sì, hai ragione, la classifica dice Austria, Svizzera, Ucraina, Francia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, il primo norvegese 11esimo, il primo tedesco 10esimo, il primo russo 17esimo. Beh, sicuramente una situazione che non si verificherà più avanti nel corso della stagione, dai. No, no. È una sorta di una tantum. È successo anche nel recente passato, insomma, di vedere proprio in gare individuali, per esempio oltreoceano, risultati che non ti aspettavi. Però non a questi livelli. No, comunque, no. Miglior risultato a questo punto per Weger, per Beresnoy, che credo riesca a rimanere sul podio, per Mattiasco. Mattiasco credo mai nei 30, oggi quinto, poi scenderà in sesta piazza. Chiaramente la regia ci informa del fatto che aspetteremo l'arrivo di Beresnoy, ci mancherebbe. Sì, poi seguiamo anche la progressione nell'ultimo giro, deve ancora transitare 18.4. A 18.4 invece è passato Martinelli, che è 33esimo, con 2 secondi di margine su Chudov e 7 da recuperare su Antila, che hanno chiuso rispettivamente 32esimo e 33esimo. Quindi se ne ha Martinelli può guadagnare una posizione. Comunque queste immagini fanno capire davvero che c'è parecchio vento, essendo così una giornata tempo molto bello con sole azzurro, cielo azzurro, scusate, è ovvio che il vento difficilmente tenderà a calare. Quello che ci aspettiamo nella gara femminile anche lì è sicuramente qualcosa di rivoluzionario. Sì, in passato eravamo abituati a dire c'è tanto vento, gara favorevole ai russi. Oggi per la verità non è stato proprio così, ecco, forse agli ucraini ma non tanto ai russi. E forse se andiamo a valutare la portata della prestazione odierna non siamo così lontani dalla staffetta di domenica, anzi più o meno. Quindi per la Russia si conferma il momento difficile. Sai, comunque è vero che dici la preparazione è stata fatta in un certo modo per essere pronti ai mondiali, però tutte queste delusioni poi alla fine lasciano segno sul morale, eh? No, non c'è dubbio su questo. Intanto qui siamo su Russell Courier, che chiude 80esimo con una debacle al poligono.
Sì, segno queste prestazioni lo lasciano di sicuro, anche perché, se non ricordo male, in casa Russia c'era una mezza intenzione di non partecipare alle gare in Nord America, quantomeno con gli atleti di vertice. Sì, adesso... esatto Dario, adesso con gli atleti hanno un po' pochi punticini. Parte Scipuli, che bene o male si difende sempre, anche oggi è 18°. No, adesso il piano deve cambiare probabilmente. Sinceramente non lo so, sono curioso di vedere gli sviluppi della situazione, che è assolutamente una novità. Comunque è giusto, secondo me, anche attuare una programmazione un po' diversa. È cambiato anche tanto a livello di staff tecnico in Russia, perché hanno fatto tanti ragionamenti, insomma, dopo quello che è successo, soprattutto legato ai casi doping. Però il problema è, se inizi così male, se non dai una svolta nella tua stagione nelle tre tappe classiche e poi decidi comunque anche di saltare con gli atleti più rappresentativi alcune gare in Nord America, ti metti addosso una pressione enorme per i mondiali. Sì, non c'è dubbio, questa è una lettura corretta. Molto più interessante invece è quella sullo staff tecnico, mentre ti segnalo che Beresnoi rischia di perdere il podio. Tra l'altro, quella gara che avevo citato con Setinev sul podio e Beresnoi quarto si disputò proprio a Pokljuka, quindi c'è una sorta di déjà vu. Sul discorso Russia è interessante citare l'opinione di Yelena Vialbe, che è diventata la pluripotenziaria del sistema fondo, quindi una carica non da poco. Secondo la Vialbe, il vero problema attuale è legato alla mancanza di tecnici. Quindi secondo lei è necessario importare dall'estero per riuscire a valorizzare il patrimonio umano, che è sicuramente vastissimo. Basti pensare alle dimensioni della Russia e al numero dei praticanti. Ma evidentemente c'è difficoltà nel far crescere gli atleti. Poi insomma non è così per tutti, perché Alexander Lechkov sta disputando un'ottima stagione nello sci di fondo. Però in effetti non è il momento migliore nella storia della Russia. No, e comunque li hanno già importati alcuni allenatori e sì, continueranno a importarli probabilmente, soprattutto nel fondo, per il prossimo futuro, perché stanno aspettando la decisione del capo allenatore estone. Sì, ma è successo anche nel biathlon. Da quest'anno ci sono innesti di natura norvegese all'interno della squadra russa. Tanto Beresnoi ha 3 secondi e 2 decimi di margine su Sedneva a 18,8 km. Quindi rischia fortemente di perdere il podio, di riconfermarsi quarto sulle nevi di Pokljuka. E per Siedler sarebbe il secondo podio stagione. Intanto l'allenatore canadese si fa sentire. Eh sì, siamo su Scott Perras, che è in zona punti al momento ed è davanti a Martinelli, anche con margine, una trentina di secondi. Martinelli è 34esimo, 19,1 km quando deve passare ancora a Beresnoi, quindi scenderà in 35esima posizione. E soprattutto sta perdendo terreno Martinelli, perché è stato scavalcato da Chudov. Intanto qui arriva Dockel con una prestazione al poligono, insomma, non convincente anche sugli sci, soprattutto sugli sci. Sì, soprattutto la seconda delle due, perché Dockel è un buon tiratore sulla carta, ma pessimo fondista. Oggi ho sparato pure male. Beh no, allora era la prima, quella più negativa di prestazione, quella al poligono. Martinelli deve difendere 3 secondi su Cerzov nell'ultimo chilometro, speriamo che ce la faccia. C'è in palio, credo alla fine, una 35esima-36esima posizione, più 36, considerando che chiuderanno anche a breve Beresnoi, e Beresnoi che è già quarto, e Perras. Comunque questa sembrava davvero una giornata per anche un acuto di chi non aveva mai vinto in Coppa del Mondo. Insomma, ci siamo andati vicini, perché Vegard comunque ha chiuso in seconda piazza ed è il suo miglior risultato in carriera. Ha vinto Mesotis, tutto sommato in maniera meritata, perché anche la sua prestazione sugli sci è stata di livello. Siedner si conferma uno specialista di questa gara, portando a casa il podio. Lo stesso discorso vale per G quarto. Miroslav Matiasco poteva fare bene in questo format, ci è riuscito, chiuderà sesto, G poi scenderà quinto. Sicora sarà ottavo, ha già vinto un mondiale sulla 20 km, dobbiamo tornare indietro di 3 lustri. Suman sarà nei 10 e vinse a Pokljuka lo scorso anno. Ecco, non c'è Norvegia lì davanti, perché il migliore alla fine sarà il 12°. Comunque le cose poi torneranno alla normalità già domani. Sì, Beresnoi chiude adesso con una brillante quarta posizione.
mettiamola così, anche con il 5 su 5 in piedi non avrebbe vinto e non però, ci sarebbe andato neanche vicino. Però adesso si è reso conto che quell'errore gli è costato davvero tanto. Tanto qui siamo su Scott Parras che è prossimo al traguardo e anche lui entrerà in zona punti. Comunque Mezzotis aveva già dato dei segnali nelle scorse settimane di insomma, poter fare buone gare. Sì, e se pensi che sulla carta resta il numero 4 in casa Austria ti rendi conto di quale sia il potenziale di questa squadra. Comunque, almeno nei pronostici Bjørndalen ci prende. Invece al poligono oggi non ci ha preso proprio per niente. Però credo che sia in buona compagnia. Sì, sì. Parras 31esimo, quindi Martinelli chiude 36esimo. E comunque qualche punticino che fa morale. Ma in ottica must start sono importanti i punti conquistati da De Lorenzi che è 15esimo, quindi se ne porta a casa 26. Tanto vi ricordiamo poi l'appuntamento più tardi, le 14:10, ci collegheremo per la gara individuale femminile, domani giornata dedicata invece alle sprint e poi domenica come detto la staffetta mista. Questo è il podio di giornata con l'Ucraina che insomma si sta confermando, poter disturbare insomma con questi inserimenti paesi più quotati oggi davvero fatica per la Russia per esempio, ma anche per la Norvegia. Beh, comunque due podi per l'Ucraina in questo inizio di stagione, quanti sono quelli della Russia? Uno. Per cui tanto vedete le immagini della Val Gardena, della pista Stars Launch. Sì. Tra poco lasceremo la linea allo sci, quindi noi appuntamento poi più tardi alle 14:10, un saluto da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. Falva, un altro pezzo grosso, poi con il 12